Bentrovati, nuovo video dedicato ancora al Tenkan. Ancora una volta vi invito a vedere, prima di continuare la visione di questo video, se non lo avete già fatto, il video introduttivo in cui viene un po' illustrato qual è lo scopo di questa serie di video. In questo video in particolare vedremo il movimento del Tenkan, però di soli 90 gradi, apparentemente più semplice, in realtà per certi aspetti più complesso rispetto a quello da 180 gradi, perché dobbiamo in qualche modo controllare in maniera più attenta, in qualche modo essendo un arco di cerchio più breve, il nostro spostamento. Partiamo quindi dalla guardia sinistra e faremo H, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shich, Hachi, Kyu, Ju, e altrettanto guardia destra. Ich, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju. A complemento di questo spostamento possiamo fare una rotazione molto più ampia di 270 gradi. Come è facile immaginare, non è un movimento molto comune per semplice fatto che è un grande arco di cerchio, ma che può capitare di eseguire, per esempio, in occasione di randori o quant'altro. Quindi, idealmente, il mio movimento sarà questo. Ok? Lo lavoriamo soprattutto proprio come percezione dello spazio che abbiamo intorno e anche di mobilizzazione delle articolazioni caviglie in primis. Quindi di qui la mia idea sarà H e torno a posto. Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju, e ovviamente altrettanto faremo partendo dalla guardia destra. Quindi la mia idea sarà H, Ni, San, Shi, Go, Roku, Hachi, Kyu, Ju, e così via. Ovviamente anche qui possiamo poi divertirci, tra virgolette, anche a scegliere, come ho fatto io, quello che sarà un angolo intermedio, proprio per far sì che il movimento da una parte diventi automatico, dall'altra sia comunque sempre guidato dalla nostra intenzione. Bene, vi auguro buona pratica, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!